Allora, adesso andiamo a svolgere il secondo problema della vecchia verifica di Diana. Abbiamo una persona di 50 kg che si trova in un tagadà con raggio di 3 metri, che gira con una frequenza di 24 giri al minuto. Il coefficiente ortostatico tra la persona e la parete è di 0,60. A un certo punto il pavimento del tagadà si abbassa e la persona rimane sospesa. Noi dobbiamo capire se effettivamente la persona rimane sospesa oppure cade. Per fare questo dobbiamo trovare appunto la forza peso che tira la persona in basso e la forza d'attrito che tiene la persona incollata alla parete. Ma la forza d'attrito in questo caso è formata dalla forza normale per Ks, cioè il coefficiente di attrito statico. La forza normale in questo caso è forza centrifuga perché siamo in un sistema non inerziale, rotante. Quindi andiamo a calcolare la forza peso. La forza peso è massa per G, quindi il campo gravitazionale, quindi 50 kg per 9,8 N fratto chilo. Chilo con chilo si annulla e quindi troviamo la forza peso che è 490 N. La forza centrifuga è uguale a massa per omega quadrato per R. Omega sarebbe la velocità angolare uguale a 2π greco F, cioè la frequenza. Quindi troviamo la frequenza che sarebbe 24 giri al minuto. Minuto può essere inteso come 60 secondi, quindi facciamo 24 fratto 60 giri al secondo, inteso con Hertz, quindi 0,4 Hz. Quindi andiamo a sostituire i valori per trovare la forza centrifuga, che sono 50 kg per 4π greco quadrato, 0,16 per 0,16 Hz quadrato per 3 metri, uguale 947 N. Questa forza deve essere moltiplicata per il coefficiente attrito statico per trovare la forza attrito massimo. Perché la forza centrifuga appunto è la forza normale e noi sappiamo che la forza normale è la forza che spinge perpendicolarmente sul piano. Quindi calcoliamo la forza attrito massimo. Massimo perché la forza attrito può, diciamo, assumere un range di valori e noi dobbiamo trovare quello massimo, quindi la massima forza che essa può produrre. Quindi facciamo la forza normale, cioè la forza centrifuga. 947 N per il coefficiente di attrito statico, 0,6, uguale a 568 N. Quindi la forza d'attrito massima è maggiore della forza da peso e quindi si tiene. Ma non vuol dire che la forza d'attrito fa una forza di 568 N, perché in questo caso se fosse maggiore la persona andrebbe verso l'alto, ma la forza d'attrito fa il minimo indispensabile come gli studenti, quindi 490 N, uguale e opposta alla forza peso. La seconda domanda dice che il tagadà a un certo punto si alza ad una velocità costante di 1,0 metri al secondo e ci viene chiesto se qualcosa cambia o se la persona cade o rimane ferma. In questo caso non cambia nulla, ma anche se fosse stato a una velocità costante di 10 metri al secondo non sarebbe cambiato nulla, perché come sappiamo grazie alla teoria della relatività di Galileo, se ci troviamo in un sistema che va a una velocità costante non cambia nulla, cioè è come se ci trovassimo fermi. Come ha detto appunto nel suo esperimento della nave, in quale se noi non ci accorgiamo che una nave è in movimento, ma va a una velocità costante, non ci accorgeremo mai che la nave sia in movimento e potremo continuare a svolgere le nostre funzioni senza accorgere neanche che la nave si sta muovendo. La terza domanda dice che in 2 secondi la velocità aumenta da 1,1 metri al secondo a 7 metri al secondo. Quindi c'è una differenza di velocità in 2 secondi. Quindi c'è stata un'accelerazione e dobbiamo trovare se la persona adesso cade oppure no. L'accelerazione la troviamo moltiplicando, oppure dividendo per 2 diciamo, la differenza di velocità e quindi trovando un'accelerazione di 3 metri al secondo quadrato. Come sappiamo, grazie ad Einstein, sappiamo che se un sistema si muove verso l'alto o verso il basso, il suo campo gravitazionale aumenta o si abbassa a causa della sua accelerazione che viene fatta al sistema. Quindi in questo caso il sistema sta andando verso l'alto, quindi l'accelerazione si sommerà al campo gravitazionale, mentre se si stava abbassando si sarebbe andato a sottrarre al campo gravitazionale. Quindi per trovare G', cioè il nuovo campo gravitazionale del sistema, dobbiamo sommare il campo gravitazionale terrestre più l'accelerazione, quindi 9,8 metri al secondo quadrato più 3 metri al secondo quadrato. Uguale 12,8 metri al secondo quadrato. Adesso dobbiamo trovare la nuova forza peso, perché avendo un campo gravitazionale maggiore, anche la forza peso di qualsiasi cosa sarà aumentata. Quindi la forza peso prima è uguale a G' per la massa, quindi 50 kg, uguale a 640 N. Quindi in questo caso la forza peso è maggiore della forza attrito massimo e quindi non si tiene più e la persona cade.
L'ultima domanda ci dice che il raggio, che il Tagada ritorna fermo come prima e i dati ritornano tutti come prima. E noi dobbiamo dire per quale valore il raggio deve essere minore o maggiore, in modo tale che la forza attrito massimo è meno della forza peso, in modo tale che la persona cada. Quindi per farlo noi sappiamo che la forza attrito massimo è data dalla forza centrifuga per Ks. Quindi mettiamo questa disequazione. Quindi massa per omega quadrato per R per 0,6. Quindi questa sarebbe la forza centrifuga e questo sarebbe il coefficiente attrito statico. E quindi mettiamo R come incognita e facciamo la formula inversa. Quindi R minore di forza peso fratto massa omega quadrato per 0,6. Sostituiamo e ci dà R minore di 1,58 metri. Questo significa che per far cadere la persona senza modificare nessun dato all'infuori del raggio, dovremmo dare al raggio un valore minore di 0,58 metri.